Insomma, c'è tutto questo rimescolare le carte all'interno della pratica tecnica che ho coltivato in questi 30 anni e che dà vita un po' a questo mondo che pratico. Sì. Di tenere insieme due culture, come è sempre accaduto, di privilegiare il dialogo con la diversità di un'altra cultura che mi ha sempre affascinato, che è quella orientale. Da lì, per esempio, all'accettare questo incarico di dare vita a queste tre porte, perché è la sfida che mi ha lanciato il presidente Salardi della Cormo, non è secondario il fatto che una porta scorrevole sfondava una porta aperta, che era quella della cultura giapponese, che comunque vive di queste scorrevolezze. Gesto o un gesto è comunque la sintesi, è la sintesi esterna, quella che si vede di un atto che nasce molto prima, che nasce astratto, mentale, e che attraverso quel gesto prende sostanza. Ed è curioso come trapeli di nuovo la differenza tra la nostra cultura e quella giapponese o orientale, laddove per esempio la fisicità e la solidità delle porte progettate da Cormo fa davvero da contraltare a questa apparente fragilità e leggerezza di queste porte scorrevoli dell'architettura classica giapponese. Ho accettato questo incarico un po' come sfida a me stesso e anche perché comunque c'era, guarda caso, un legame con questa cultura che privilegia lo scorrere delle cose, privilegia le luci che si opacizzano. Quindi queste tre porte che abbiamo concepito e che stiamo realizzando avranno questa loro opalescenza. Credo che questa avventura che stiamo vivendo di collaborazione tra un artista, uno stampatore, un grafico, un tecnico e una struttura industriale tenti, spero nel migliore dei modi, di riassumere tutte quante le caratteristiche, le migliori, di ognuno dei personaggi che stanno dando vita a questa esperienza.